Allora, ragazzi miei, buon pomeriggio a tutti. Cioè, ho capito che la pausa delle nazionali, insomma, ci fa annoiare, però un po' troppo tutto too much, eh. Scherzi a parte, sono molto molto schifata da tutto. Non che non lo sospettassi, purtroppo il calcio è una passione per noi, ovviamente tifosi, perché poi chi ci va a rimettere qualsiasi cosa, chi ci va a soffrire in queste cose, chi ci va a stare male, a tormentarsi, sono i tifosi. La verità è questa: sono i tifosi. Perché? Perché i tifosi ci rimangono male. Perché i tifosi pensano, vedono quell'idolo lì, quella persona, quel personaggio lì e dicono: ah, però, guarda che cavolo ha combinato, guarda che va a scommettere. Allora, per quel che riguarda Fagioli, Fabrizio Corona dice che lui è proprio ludopatico, che ha una patologia, che ha questa forma di disturbo del gioco d'azzardo, ed è una vera e propria patologia. Per quel che riguarda Fagioli, dice questo. Per quel che riguarda Tonali e Zaniolo, dice tutt'altro. Da quello che ho letto, se non sbaglio, dal Corriere della Sera o dalla Repubblica, o il Corriere della Sera o la Repubblica, ho letto praticamente Tonali e Zaniolo in lacrime perché hanno giurato e spergiurato che praticamente è vero che scommettevano sul gioco d'azzardo, ma scommettevano solo su blackjack e poker e non assolutamente sul calcio. Così ovviamente quello che è stato detto da parte loro agli inquirenti. Qualora fosse così, sinceramente, io non ci vedo nulla di... Ovviamente è chiaro che se si tratta di ludopatia, anche quello è un altro discorso, ma vallo a capire perché poi Fabrizio Corona mette in mezzo anche la criminalità organizzata. Fabrizio Corona dice palesemente che non fa il nome, però fa capire insomma che Zaniolo fa una scommessa sulla sua squadra mentre era in panchina, e cioè la Roma, quando era la Roma. Ne ha dette tante, ne ha dette tante. Ovviamente ha scoperchiato questo vaso di Pandora, che è anche giusto che si scoperchi. Se qualora loro dovessero giocare sul calcio, e qualora ovviamente giocassero su siti illegali, perché non si può fare, è una cosa che non si può fare, ok? Io ieri ho preso le difese di Fagioli, perché? Perché comunque tanti meme, tante prese per il culo, tante cose, insomma, un po' pesantucce nei confronti di un ragazzo di 21 anni che soffre di un disturbo patologico come quello del gambling, del gioco d'azzardo, o così, o qual dir si voglia gioco d'azzardo. Bisogna andarci con le pinze, non prenderlo per i fondelli. Certo è che io oggi ho letto anche altre cose. Ho letto, cioè, una chat addirittura di giocatori che scommettevano. Cioè, nel telefonino di Fagioli hanno trovato una chat su WhatsApp di persone che scommettevano. I giocatori che scommettevano. O così è stato detto, attenzione. Io dico solo, riporto soltanto quello che ho letto. Io di queste cose non ne so nulla. Leggo quello che leggete voi, ovviamente, a per chi non gli va di leggere o quant'altro, io do la notizia e la riporto qua, ovviamente. Sono cose pesanti, perché poi è stato detto anche che ci sono altri 10 giocatori indagati, tra queste cose qui. È stato detto che c'è la criminalità organizzata dietro tutto questo. Io spero che non sia così, ovviamente, perché sennò potrebbe nascere un altro scandalo come quello nel 2006 e come altri che ne sono nati. E siamo sempre qui. La Repubblica delle banane è sempre quello che deve fregare, che deve rubare, che deve fare delle cose illecite. La Repubblica delle banane. Sicuramente lo faranno anche in altre nazioni, probabilmente. Ma come lo facciamo noi? Siamo dei maghi, no? Siamo dei maghi in queste cose qua. Sono molto disillusa,
molto disillusa e molto, molto triste per tutto quello che sta accadendo e per quello che è successo, sono sincera. Chiedo solo, di avere rispetto se, qualora si trattasse di patologie, attenzione, qualora si trattasse di dipendenze, come è stato detto di Nicolò Fagioli. Per il resto, se si sono messi d'accordo, se hanno toccato partite, qualsiasi cosa avessero fatto di illecito, prendendo per il culo noi tifosi, ragazzi miei, nessuna pietà. Perché c'è gente che non arriva a fine mese, c'è gente che col Covid, io compresa, ha perso il lavoro, si è dovuta rialzare le maniche e iscriversi nuovamente all'università. E lo fa con sacrifici, perché l'università telematica non è che costa 2 euro all'anno, con sacrifici. E poi dovete arrivare voi a fare le vostre cricche prendendo per il culo chi è che è appassionato? No, no. Se si tratta di patologie è un conto, ma non penso che siete tutti affetti da questa patologia, tutti e 12 quanti siete, tutti e 13. Non penso. Non lo penso né ora e né mai. E quindi questo che cosa significa? Cosa? Ditemelo. Significa che veramente ci avete proprio stancati. Cioè, io mi occupo di calcio, no? Durante le mie giornate parlo di calcio, ne parlo in maniera appassionata, ci sfottiamo con gli altri tifosi, ce le diciamo di tutti i colori, ovviamente nel pieno rispetto da parte mia, da parte degli altri non sempre è così. Si ama la propria squadra, cioè voi avete idea in che condizione avete messo noi tifosi? Cioè noi ad oggi, noi tifosi, siamo nella condizione di dire mamma mia, speriamo ragazzi che non capiti nessuno della nostra squadra, perché sarebbe un colpo al cuore. Cioè pensate se Tonali fosse stato ancora al Milan, che grande colpo al cuore per i tifosi del Milan. Da premettere una cosa, perché se i ragazzi, cioè sui siti illegali non si scommette, partiamo da questo presupposto, ma se è vero che facevano sul poker e sul blackjack, pagassero le loro multe, prendessero le loro sanzioni, anche se secondo me, ascoltate bene, le forze dell'ordine sono andate con un avviso di garanzia a Coverciano, non sono andate così a mani vuote. L'avviso di garanzia va sul penale, non è che è così quanto arrivi e ti arriva l'avviso di garanzia. Quindi qualcosa di vero ci sarà. Staremo a vedere che cosa sarà vero e che cosa no. Non voglio ancora giudicare a priori per le prime cose dette e non dette, perché si potrebbe rischiare di fare del populismo inutile e del finto buonismo. Quindi non ha senso. Dico soltanto di andarci piano, dico soltanto di non massacrarli mediaticamente e pubblicamente. Vediamo le cose come sono andate. Se hanno fatto delle stronzate, le pagheranno care. È chiaro, però, che riesce difficile fidarsi di qualcuno che vesta una casacca di calcio ormai. Ci sono i bravi ragazzi, ci saranno sempre, ci sono i bravi allenatori, ci saranno sempre le brave persone, perché immagino soltanto a pensare a Simone Inzaghi a fare queste cose, cioè quello si caga pure dell'ombra sua, ti immagini, non lo farebbe mai. Già su Massimiliano Allegri avrei delle, perché gli piace scommettere a lui e secondo me pure lui ha qualche problema di ludopatia sulle corse dei cavalli, raga, chi scommette c'ha tu, se c'ha sempre problemi di ludopatia. Chi scommette pesante, sto dicendo, non è che quando arriva uno si gioca la schedina di 2 euro e non voglio insinuare che Allegri sia un ludopatico del cavolo, però insomma, chi scommette di solito, insomma, fa del male a se stesso e alla famiglia e alle persone che gli stanno a fianco, sicuramente non agli altri. Detto questo, aspettiamo, vediamo un po' come va a finire. Fabrizio Corona sicuramente è un narciso, è un narcisista, lo sappiamo tutti questo. Però tante volte ci ha azzeccato. Vedremo. Vedremo che cosa ne uscirà fuori. Intanto vi abbraccio forte, come se fossi lì. Ah, io sono a Lipari, poi magari vi faccio vedere qualcosina. Vi abbraccio forte di nuovo, come se fossi lì, e ricordatevi sempre che lo saluto. Vi vuole bene. E sempre, 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 forza Inter. Ma soprattutto, raga, forza le persone oneste, forza tutte le squadre oneste, forza i professionisti veri.
Sono molto, 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 molto disillusa, molto, molto amareggiata. Tutto un po' troppo oltre. Siamo andati un po' troppo oltre e c'è gente che non arriva a fine mese e non è corretto. Perché poi gli unici a rimetterci sono i tifosi, che ci rimangono veramente tanto male. Ciao ragazzi. Ah, condividete il video, mi raccomando, condividete il video, invitate i vostri amici a iscriversi al canale, qualora non vi foste iscritti ancora al canale, fatelo, perché un clic, ragazzi, iscrizione, non ci vuole un cavolo. Va bene? Io adesso vado dalla parrucchiera e poi niente, poi mi vedrò con tutti i miei amici. Ho già visto mia nonna, mia cugina, l'ho vista a Messina ovviamente, mia zia qui, mio cugino Michael con la fidanzata, mio zio Santino, insomma tutti quanti ragazzi, tutti quanti. E adesso niente, adesso vado a vedere tutti i miei amici e tutti... A voi che cazzo, giustamente me ne frega, ovviamente direi. Ciao!